Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Pippo Baudo è finito al centro dell'attenzione con un colpo di scena che preoccupa i fan. Lo storico conduttore sembra stare male, cosa sta succedendo? 86 anni, volto intramontabile sulla scena televisiva italiana, storico presentatore. Pippo Baudo nel corso della sua lunga carriera costellata di successi ha scritto la storia della TV. Amatissimo dal pubblico, le sue condizioni preoccupano i fan. Nato il 7 giugno nel 1976 a Militello in Val di Catania, all'anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, la vita del conduttore è legata in modo indissolubile alla televisione. Conseguita la laurea in legge, il richiamo dello spettacolo lo porta ben presto a debuttare sugli schermi. A partire dagli anni 60 si distingue in innumerevoli format di successo del calibro di Canzonissima, il Festival di Sanremo e Domenica in. La lista delle trasmissioni che ha condotto nel corso della sua lunga carriera è molto lunga. A Sanremo guida il festival per ben 13 edizioni, di cui 5 consecutive. Da diverso tempo tuttavia il conduttore non si vede più sugli schermi. Negli scorsi mesi si sono diffuse voci su come stesse affrontando problematiche di salute, un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni getta i fan nella preoccupazione. Pippo Baudo, le sue condizioni preoccupano, cosa sta succedendo? A seguito della messa in onda della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in tanti hanno ricordato la figura di Baudo, molto legato alla kermesse visto che ne ha preso le redini per 13 volte. Tra questi Giorgia che ricorda con gioia la presenza di Baudo alla guida della gara canora, riscontrandone similitudini con Amadeus, che come lui è un perfetto padrone di casa sempre sul pezzo e pronto a risolvere qualsiasi situazione, senza farsi prendere dallo sconforto. Un altro personaggio torna sul tema Baudo, Pippo Balistreri, direttore di palco del festival da 40 anni, che ricorda l'amato conduttore con cui ha condiviso molte avventure all'Ariston. Ospite a Italia sì, ai microfoni del conduttore Marco Liorni si lascia andare su Baudo e il loro lavoro congiunto durante la kermesse, parlandone con le lacrime agli occhi. Balistreri sottolinea come si emozioni molto pensando al presentatore, che a suo dire non starebbe bene. Parole che non sono passate inosservate, tanto che scatta l'allarme da parte dei fan. A calmarli solo l'intervento del diretto interessato che chiarisce le sue condizioni in prima persona. Il conduttore ha contattato la sua agente Dina Minna confermandole telefonicamente come stia bene. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo ai tanti fan dell'amato presentatore. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.